Ma chi ti ha detto? C'era una volta un re, no, sì, no, sì, sì, se ti dico c'era una volta un re, io mi ricordo c'era il re, c'era una volta un pezzo di legno, c'era una volta un pezzo di legno, ma che cazzo di favola è un pezzo di legno? C'era una volta un re che aveva 5 figli, che aveva 3 figli, che aveva 4 figli, che aveva 3, 2, quanti figli aveva? Basta, c'era una volta un re che non aveva manco un figlio, tant'è vero che la regina sbatteva testa al muro, ci disperava, come faremo adesso con tutti questi figli? Ma non c'aveva manco un figlio, basta, c'era una volta uno che aveva 4 figli, 2 femmine e un maschio, e il quarto non si capiva bene chi era. Il re dice, andate a chiamare il gatto con gli stivali. Il gatto con gli stivali non si trovava, che stava dal carcolaro, che gli si erano rotti gli stivali, capirai, aveva fatto 7 leghe. No, che sei? No, aveva fatto 24.000 leghe sotto gli stivali. No, sotto le leghe. No, 24 più 7, 7, 4, 14, 27 leghe. Ma quante leghe? Come se non bastasse una lega sola. Già aveva fatto... Vabbè, ritornava a casa e era... Ritornava a casa la sera e gli facevano male i piedi. E faceva... Miau, a Gattamavola la moglie dice, hai voluto gli stivali? Mo stivala! Cammina. Chi? Il gatto? Ma chi gli facevano male i piedi? Beh, camminava a piedi del sorgio. Arrivato in mezzo al bosco, il gatto con gli stivali si addormentò. Arriva il principe azzurro a cavallo, che si era smagnato una cofana di bruschetta con l'aglio, che galoppava da bocca aperta, aveva ammazzato tutte le zanzare del bosco. E appena arriva, vede il gatto di te, smonta da cavallo, va vicino al gatto di stivali che dormiva e gli dice, ehi tu! E il gatto di stivali apre un occhio e fa, hai fatto la busta? E lui gli dice, no! Una calda mafra. No, io adesso, e continuo in perseguito, sto a dormire un po' di rispetto. No, dice adesso io, con un bacio, ci sveglierò. E piatti dice, no, sì, permetti, mi sveglio da solo. Così, e sveglio il gatto e sta a dormire il micio. E il principe cammina, chi? E il principe, ma chi dormiva? Hai guardato il nambulo, adesso cammina, dopo 3 anni che dormiva si risvegliò, sbadigliò e ammazzò quelle poche zanzare che erano rimaste sul mercato. Ci aveva una fame, ma una fame che si mangiò tutte le molliche che stavano lì per sera. Arriva pollicino e fa, ma io ando cazzo vado, gente, e voi? Cammina. Ma chi cammina? Tutti! Nel bosco delle favole stanno sempre a camminare. C'è un traffico che pare il tritone all'ora di punta. Cammina. Venne Cappuccetto Ruggio, il cannizzerello, che andava a raccogliere le more. Poi le more cerca di qua, cerca di là, erano finite, non si trovavano più le more, non ci sono le more, ma come si fa? Esce un viato, si dice, una bionda va bene, dice no, io voglio le more, a per cercare le more, allarga un cespuglio, e c'è dietro un cespuglio,
Stava la faccia del lupo cattivo, con gli occhi spalancati, con gli occhi iniettati di sangue, e il capuzzetto rosso gli fece: lupo, lupo, che occhi grandi che hai, e te credo da fa cacca per il lupo. Ho fatto 7 chilometri, 7 chilometri per venire a trovare questo posto, mezzo a questo, lo conoscevo solo io, poi se arrivate a me vengono tutti qua. Non ti dico, il lupo indignato se ne andò via con la coda scondendo il lupo, no? Andò via scondendo, e il lupo andò via e andò dai porcellini, e dai porcellini erano due, Jimmy e Basta. Allora dice: che c'ha fa qua? Se ne andò e ci vado da Bianchianini di 7 mani, sì, 7, sono rimasti 3-4, sbriciolo, piolo, pungolo, strucialo e si fermi lì. Intanto nel bosco camminando si vedeva la principessa sul pisello, che era una principessa che stava sempre sul pisello, però ci stava scomoda, insomma non gli dava fastidio perché cresceva, no, la pianta, e lei sul materasso gli dava fastidio, insomma, che è la prima principessa che io sappia che il pisello gli dà fastidio. Io faccio a leggere i giornali, cioè, però che e stava lì che praticava. Intanto ci stava pure la fata turchina che scorreva, perché Pinocchio che gli correva presto, che voleva acchiappare. Però lei si fa già acchiappare da Pinocchio, no, non macchiatti. E allora che stanno? Ci andiamo da Cenerentola, poverentola, che stava davanti al camminentolo, perché tutta zozza di cenere e altre cose che non si vogliono dire, 20 anni che non si lavava, sente fare toc toc. Chi è? Dice: Ciambellano. Che c'è? Dice: io ti porto fortuna. Dice: adesso grattati e vedrai che vinci. Dice: ma io so 20 anni che mi gratto, ma ancora non ho vinto niente. Invece adesso hai vinto una bella sconfitta di cristallo. Togliti quella ciabatta. Ma non si leva più, sei incatramata. Togliti quella ciabatta. Vabbè, c'è niente, dopo un po' di fatica, con un po' d'olio, si scatramò la ciabatta e venne su una formaggiera. E il ciambellano svenuto per terra, tutti i topi del bosco a sentire il suo profumo vennero col pifferaio magico, ma rimasero delusi, perché lui gli disse: è solo un piede. E intanto fuori la principessa col pisello si cominciava a abituare, e la fata turchina corre, dopo si stancò, inciampò e andò a finire a bocca sotto per terra, e Pinocchio che stava lì vicino gli cascò addosso di dietro con tutto il naso. E allora la fata turchina disse: Pinocchio mio, di la bugia. Insomma, la fata turchina, Pinocchio, 3 moschettieri che non ho detto, il gatto Chinchivalli, il principe e il zanzare, Cappuccetta Rossa, la faccia turchina e Pinocchio, Accio Cacenerentolo e il Ciambellano, vinsero tutti insieme, felici e contenti.